Buonasera, grazie dell'invito a venire a parlare, grazie al professor Pellegri per la presentazione, grazie a voi per l'interesse che mostrate per questo tema, che è uno dei temi centrali non soltanto della neurobiologia o della biologia, ma della cultura contemporanea, la natura del tempo. Non è una cosa semplice. Io mi auguro solo che alla fine della conversazione non abbiate avuto la sensazione di aver perso del tempo. Vi vorrei invitare ad un esperimento cosiddetto psicologico. Cercate di guardare dentro voi stessi e rispondere alla domanda: che cos'è il tempo? In realtà, nella nostra vita normale, il tempo corre, nessuno si chiede, nessuno si preoccupa, nessuno pone il tempo al centro di una riflessione particolare nella vita normale. Eppure il tempo è una delle strutture, una delle caratteristiche fondamentali e centrali della nostra esistenza. Avete voi l'idea, pensando a voi stessi, di che cosa sia il tempo? Riuscite a dire che cos'è il tempo? Questa è una specie di provocazione che vi faccio. La domanda è, allora, che cos'è il tempo? Il tempo che vedete, quelli sono due esempi di come il tempo è stato misurato nel corso dei secoli. È elusivo, non si tocca, non si vede, non si percepisce, non si percepisce come si percepiscono i suoni di colori. Per quello non è esatto parlare di percezione del tempo. Un oggetto si vede e si percepisce, il tempo non si percepisce, il tempo si sente. La domanda è, ma esiste una cosa del genere che non si vede, non si tocca, non si annusa, non ha peso, non ha colore? Che cos'è? Che cos'è il tempo che noi poi d'altra parte sentiamo essere una delle centrali o dei meccanismi fondamentali della vita? Allora, la domanda è che cos'è il tempo? Ecco, questa è una delle curiosità di questo argomento, della situazione in cui si trova la cultura contemporanea, divisa in due emisferi totalmente opposti. Da una parte la fisica, che dall'epoca di Einstein dice il tempo non esiste. Il tempo è un'illusione, testardamente tenace. Questa è una lettera che lui, quando morì il suo più caro amico, che era un italiano, Michele Besso, pochi mesi prima della morte di Einstein scrisse una lettera alla famiglia dicendo: se n'è andato prima di me, ma la distinzione fra passato, presente e futuro è appunto solo un'illusione, testardamente tenace. I fisici, soprattutto i fisici della fisica quantistica, rimangono di questa opinione. Rovelli, recentemente, in un suo ultimo scritto, sostiene: il tempo non esiste. È necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali. Lui dice: soltanto allora riusciremo finalmente a capire che cos'è l'universo, quando riusciremo a pensarlo in termini non temporali. Da un certo punto di vista sembra una frase paradossale, perché il tempo è appunto la sostanza della vita. La neurobiologia dice esattamente il contrario. Ora che la cultura oggi sia divisa in questa maniera, senza che i due campi prendano l'uno conoscenza dell'altro, e questa è una cosa francamente strana, ma è così. La neurobiologia dimostra che il tempo è reale. Questo è il compito che ho stasera, che è un prodotto dell'attività cerebrale, e che il tempo non è una delle tante forme o dimensioni dell'esistenza, è una delle dimensioni fondamentali della vita. È impossibile immaginare la vita senza la dimensione del tempo, come a volte può succedere in seguito a una lesione del cervello. La domanda che cosa sia il tempo non se la sono posta soltanto i contemporanei. Il primo a porsi questa domanda e a dare poi una risposta che è stata continuamente ripresa è stato nientemente che Platone nel Timeo.
in due pagine ha detto quello che poi gli altri hanno continuamente ripreso, con, ad esempio Sant'Agostino, queste pagine è quasi una citazione d'obbligo, vengono sempre citate. Che cos'è il tempo? Quello che ho chiesto a voi prima, se nessuno me lo chiede lo so. Perché? Perché è una dimensione della vita, è chiaro che credo di sentirlo. Se invece lo voglio spiegare a chi me lo chiede, non so più farlo. È un po' l'imbarazzo che prova chiunque debba parlare del tempo. Durante, adesso non si può fare, volendo parlare del tempo nel campo filosofico si riempirebbe una biblioteca, non possiamo farne che alcuni cenni. Del tempo si è parlato ed è stata una controversia continua nel corso dei secoli. Io ne prendo due figure fondamentali o centrali. Una è quella di Newton, che dice che il tempo esiste, è assoluto, vero e matematico, e che scorre indipendentemente da quello che succede nel mondo e da quello che succede agli uomini. Il tempo, dice Newton, è l'orologio di Dio. Leibniz, contemporaneo di Newton, in una di queste dispute famose, disse no, il tempo an sich, in sé, non esiste. Questo naturalmente anche dal punto di vista biologico non è accettabile, mentre invece è molto più congruente con quello che pensiamo oggi l'osservazione che viene dopo di Leibniz, che lo mette fra la relazione fra gli eventi che si succedono. Cioè sarebbe come una specie di telaio nel quale la mente umana mette quello che succede e le relazioni fra di loro. Questo sarebbe il tempo. Ma tanto per darvi un'idea di come allora si discutessero queste cose, tutt'altro che quello che facciamo oggi, il tempo, dice, non può essere eterno e assoluto, come diceva Newton, perché questi sono attributi esclusivi di Dio, l'eternità e l'assolutezza. Il tempo non è in Dio, perché ciò è incompatibile con la semplicità divina. Così allora andavano le cose. Il punto fondamentale sul quale ancora oggi si basano teoricamente le ricerche sul senso del tempo le ha poste Immanuel Kant, dal punto di vista della riflessione generale su che cosa sia l'uomo. Lui dice: il tempo non è una caratteristica della natura e del mondo. Il tempo è dato a priori, esiste prima di tutto questo. Adesso, per spiegarlo in termini più semplici, noi veniamo al mondo già con questa caratteristica, cioè già col senso del tempo, che è insita nei meccanismi del nostro cervello e che vengono trasmessi da una generazione all'altra con il patrimonio genetico. Noi veniamo al mondo, quindi a priori, prima dell'esperienza, con questa specie di telaio spirituale, diceva Kant, nel quale poi noi inseriamo l'esistenza, inseriamo quello che succede. Questo è, per Kant, il senso del tempo, come anche quello dello spazio e della causalità. Non è il frutto dell'esperienza, è un meccanismo mentale con il quale l'esperienza viene ordinata. Quindi è a priori, precedente. Lui dice: noi non potremmo trovare nella natura il tempo, così anche lo spazio, il senso dello spazio, se noi non li avessimo originariamente introdotti, se non fossimo stati noi. Guardate, questa è una riflessione straordinariamente precisa ed esatta, ma che in termini un pochino meno chiari aveva già fatto niente meno che Galileo 200 anni prima. Cioè tutte queste caratteristiche non sono nel mondo, gli odori, i colori, i suoni, ma sono dentro di noi. Ma adesso sarebbe troppo andare troppo in là. Il primo che ebbe la prova che il tempo è un meccanismo del cervello è questo signore, Hermann von Helmholtz, neurofisiologo della scuola di Berlino, che lo ebbe quasi per caso, facendo un esperimento particolare. La cosa importante è che Helmholtz era un grande studioso di Kant.
E quindi, che ha scritto anche cose importantissime su Kant, e quindi quando lui fece quell'esperienza, che non fece per, con la domanda del tempo, ma con un'altra domanda, si rese immediatamente conto di quello che aveva trovato. E lì fu una storia, è un capitolo straordinario della storia della scienza, perché tutti dicevano, ma no, lascia stare, non è vero. Cioè, ecco, l'esperienza è questa. Lui studiava l'elettricità animale. C'erano già dei lavori importanti usciti anche degli italiani. Allora lui prendeva uno degli organi che si studiavano allora per queste esperienze, erano le gambe delle rane, i muscoli delle gambe delle rane. Ecco, qui si vede meglio di tutti. Questo è il muscolo della gamba, viene teso così, poi vengono attaccati due fili elettrici e si dà una stimolazione elettrica. Quello che si sapeva era che stimolando elettricamente il muscolo si contrae, questo è normale, come un impulso nervoso che viene dal cervello, qui veniva dato dalla corrente elettrica. Ma quello che allora si credeva fermamente, indiscutibilmente, tant'è che il povero Hermann von Helmholtz ha avuto del bello e del buono prima che le sue idee venissero accettate, era che la contrazione del muscolo era simultanea alla stimolazione. Non c'era nessun spazio di tempo fra la corrente che arrivava e la contrazione del muscolo. È difficile capire come si potesse spiegare. Allora guardate, in questo disegno, in questo schema che ha fatto lui, che fece fare lui, si vede esattamente la sua scoperta. Qui è il muscolo prima della stimolazione, questa linea nera. Arriva la stimolazione, il muscolo si contrae e poi rimane in questa dimensione. Però la contrazione richiede un certo tempo. Si vede nella linea che sale. Lui capì immediatamente, ma qui c'è qualcosa che non coincide con la credenza generale. Cioè esiste un tempo di cui però noi non siamo coscienti. È chiaro questo? Il tempo di questa stimolazione... Quindi lui, in una relazione che poi mandò a Parigi, chiama questo tempo... fra l'altro poi lui non è che fece un solo esperimento, faceva esperimenti con dei nervi sempre più lunghi. E allora lui vedeva che più lungo era il nervo, più lungo era la strada che doveva fare l'impulso elettrico e più lungo era il tempo prima che il muscolo si contraesse, quello che veniva registrato. Ma nessuno se ne accorgeva, se ne accorgevano soltanto gli strumenti meccanici. La nostra coscienza questo tempo non lo percepisce. E quindi lo chiamò tempo perduto. Oggi pomeriggio, non so se c'era qualcuno di voi, si è parlato a lungo di Proust, della ricerca del tempo perduto, ma questa definizione è nata da Helmholtz. Ed è anche probabile, perché il padre di Proust, che ha scritto la famosa ricerca, che è una specie di apoteosi letteraria della forza del tempo, soprattutto per la memoria, il padre di Proust era un medico famoso, a quei tempi, perché era uno specialista del colera, e quindi è probabile che nell'Accademia Medica Francese avesse sentito questo. Questa scoperta, cioè che esiste una latenza fra una stimolazione e il suo effetto, di cui la coscienza non è consapevole, è una scoperta così notevole, disse allora von Humboldt, che era l'eminenza grigia della cultura scientifica del tempo, da parlare da sola, per la sorpresa che suscita. Il Johannes Müller, che era il capo della neurofisiologia di Berlino, da cui Helmholtz era un allievo, non ne voleva assolutamente sapere, finché poi alla fine si convinse, e questo è l'inizio degli studi biologici sul tempo. Cioè noi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che produce per esempio una contrazione muscolare che richiede certamente del tempo, ma questo tempo noi non ci rendiamo, non ne siamo coscienti.
Allora una cosa del genere, un meccanismo del genere, non può essere che nel cervello, che è anche l'organo della coscienza, che riesce, che fa da questa dimensione, ma che la comprime in modo tale che non ce ne accorgiamo. Il tempo di cui siamo coscienti, queste sono alcune frasi prese dai libri di von Helmholtz. Quando fece questa ricerca era così, aveva 28 anni quando fece questa scoperta, di cui siamo coscienti, non è il tempo dei meccanismi del cervello che lo formano. I meccanismi del cervello hanno bisogno di tempo, noi di questo tempo non ce ne accorgiamo. I nostri meccanismi del tempo non se ne rendono conto. Vedete un po' questo nostro rapporto col tempo, che sembra così lineare, quanto invece sia problematico. C'è un intervallo di un decimo di secondo fra l'arrivo di una notizia al cervello e l'impulso a muovere il muscolo. Lui dice, povera balena, se le vanno a scorticare la coda prima che se ne renda conto, così lunga com'è, poi reagisca, insomma, questo era il suo. Invece noi abbiamo l'impressione che sia tutto simultaneo. Il tempo fra uno stimolo visivo e la percezione è di un terzo di secondo. Ecco, poi qui, questa non, è una lettera bellissima che scrive al padre, il padre gli scriveva dicendo ma lascia stare perché non sono d'accordo, non ti trovi in difficoltà. Lui dice no, io queste cose sono vere e reali. E anche questa osservazione molto, molto bella, i pensieri che noi abbiamo, che ci sembrano immediati, tumultuosi, sempre simultanei a come noi li sentiamo, non è così. I pensieri non sono veloci come il vento, come noi abbiamo l'impressione che siano. Perché? Perché anche i pensieri sono dei meccanismi del cervello e i meccanismi del cervello hanno bisogno di tempo. Tempo di cui, ripeto, non ci rendiamo conto. Questo Ernst Mach è stato un grande fisico e anche un epistemologo, ha scritto delle cose anche di carattere generale sulla scienza, fra l'altro tre magnifici saggi sul tempo, uno dei quali prezioso, che è il senso del tempo nella musica. La musica è strutturata nel tempo, no? E lui dice, non ho dubbio che il nostro modo di concepire il tempo è dovuto alla nostra organizzazione biologica, cioè al nostro corpo, al nostro cervello. Allora, qui, dall'esperienza di Helmholtz fino agli anni 60 del secolo scorso, quindi sono quasi 80 anni, praticamente non ci sono più ricerche di carattere scientifico sul senso del tempo. Ne parlano molto gli psicologi, William James, filosofi come Husserl, come altri, ma dal punto di vista scientifico qui c'è non tanto una difficoltà di carattere intellettuale, ma c'era la difficoltà più grande di affrontare questi studi sul senso del tempo nel cervello umano era il fatto di dover studiare dei cervelli umani vivi. Oggi questo lo possiamo fare con le risonanze magnetiche, le TAC e tutto il resto. Allora non c'era niente, non c'era neanche l'elettroencefalografia che venne nel 1924. Per cui il tempo rimase territorio di scrittori che scrivevano sui viaggi nel passato, fantasia, di psicologi che hanno scritto anche cose straordinariamente belle e di filosofi come Husserl, il quale però ripete di nuovo la concezione kantiana, io ho messo in rosso, perché Husserl poi è sempre molto complicato, la coscienza primordiale, la chiama lui, del tempo precede l'esperienza. Cioè noi andiamo incontro al mondo avendo già dentro di noi, cioè dentro il nostro cervello, gli strumenti per inserire e quindi dare un senso alle esperienze che abbiamo nel mondo. Questa è una frase, Husserl ha scritto, fra l'altro dal punto di vista filosofico, le cose più straordinarie su queste cose. Poi vi dicevo, è stato anche un campo di studi molto interessante, oltre che di filosofi, anche di psicologi. Io ho una particolare simpatia per questo, questo è stato molto importante. Minkowski è della stessa famiglia del matematico
adesso non so più esattamente la parentela esatta, insomma, del matematico che con Einstein ha creato la teoria della relatività e dello spazio-tempo, no? E poi il suo cugino è stato per molti anni neurologo all'Università di Zurigo, che abbiamo poi tutti conosciuto. Questo era psicologo dell'Università di Parigi. Lui distingue chiaramente in questo libro distingue, che si chiama Il tempo vissuto, fenomenologia e psicopatologia, distingue due aspetti del tempo. Uno è quello che, di cui parlava già Newton, un aspetto spaziale, oggettivo del tempo, il tempo proprio della fisica, il tempo segnato dall'orologio, che da Newton in poi procede di astrazione in astrazione. Ora dico, il tempo, l'orologio che marca il tempo, è un meccanismo ideato dal cervello per dare un ordine numerico al tempo. Ma un orologio non ha nessun senso. Un orologio acquista senso soltanto quando è guardato da un cervello, guardato da qualcuno. Allora sì che ha senso, altrimenti non ne ha. Comunque questo è il tempo, pensate un po', che i neuropsicologi americani hanno chiamato GT. Io sfido chiunque a indovinare che cosa significa quel G. È il tempo del governo. Cioè, esiste il tempo con l'orologio e secondo questo tempo, che è il tempo dell'autorità e del potere, deve regolarsi la vita sociale. E, d'altra parte, i primi grandi orologi, che erano dei marchingegni enormi, erano nei campanili, nei palazzi dei re, nei palazzi dei vescovi, cioè nei palazzi del potere. Quello è il tempo oggettivo, cioè è il tempo dell'orologio. L'altro è il tempo vissuto, cioè il tempo della nostra vita. Ed è un tempo flessibile perché dipende dalla nostra affettività. L'aspetto spaziale, cioè, è il tempo dell'orologio. Il tempo vissuto è il tempo della vita, il tempo nel quale viviamo. E che ha, vedrete, delle oscillazioni inimmaginabili, ma presenti, determinanti, e che costituiscono uno dei rapporti fondamentali che noi abbiamo col mondo esterno e con noi stessi. Ora, ripeto, il tempo fino alla metà circa degli anni 60 fu un tema non scientifico, in senso stretto. Ma non è che non se ne parlasse. Io vi metto soltanto questo esempio. In questo numero speciale di una rivista importante, uscito nel febbraio del 67, dedicato al tempo, sono quasi 600 pagine. Dedicate, e ci sono anche dei capitoli bellissimi, a tutti gli aspetti, soprattutto psicologici, del tempo, che ha delle risvolti e appunto sì, dei meandri anche molto, molto complicati, difficili anche, e sono, alcuni di questi lavori sono veramente molto belli. Uno dei più famosi di questi scritti, a parte quello della rivista, è di questo psicologo che uscì nel 69 ancora. Il tempo è una delle rappresentazioni continue, universali e obbligate della vita. E quello che vi dicevo prima, noi tutti veniamo al mondo col senso del tempo che ci è trasmesso dai geni. Quindi è una dimensione della vita che noi riceviamo e nella quale dobbiamo inserire la nostra esperienza, perché non abbiamo nessuna alternativa. Il tempo è quello. Una delle filiere primarie di cui è intracciata la nostra esistenza. Questo era quello che si leggeva. Molto bello, ma la domanda, ma questo tempo da dove viene? Era ancora la risposta di Hermann von Helmholtz, e in più non era venuto niente. Ecco, il personaggio fondamentale da cui parte tutta la neurobiologia del tempo anche oggi è questo signore molto bizzarro come tipo, ma insomma di un'intelligenza fuori del comune, che si chiama Benjamin Libet. Era un neuroscienziato dell'Università di San Francisco. Ecco,
I suoi studi, che lui cominciò già all'inizio degli anni 60, ancora oggi costituiscono il binario direttivo con cui si studiano queste cose. Naturalmente non con gli strumenti che aveva allora, erano cose oggi quasi ridicole, ma le sue, quello che lui con questi mezzi così primitivi riuscì a dimostrare, oggi vengono sostanzialmente confermati questi dati da una tecnologia straordinariamente evoluta e sofisticata. Io vi faccio vedere questa curva, non vi spaventate, perché è una delle curve, se posso così dire, più importanti della neurologia, della neurobiologia di tutti i tempi. Ed è la sintesi di tutto il lavoro di Libet. Cerco di spiegarvela meglio possibile. Se io vengo toccato in una mano, fatelo anche fra di voi, io sono sicuro di diventare cosciente, di essere cosciente del toccamento della mano nel momento in cui questa avviene. Va bene? Provate da voi, è così. Allora, Libet, conoscendo anche l'esperienza di von Helmholtz, cioè lui lo faceva con i muscoli, no? Ma più o meno è lo stesso dubbio, ma il cervello ha bisogno di tempo per trasmettere un'informazione del genere. Cosa succede di questo tempo? Ecco, allora, qui vengo toccato nella mano, si vede la freccia a questo punto. Allora, questo che è un impulso elettrico, i nervi sono delle... cervelli e nervi sono dei meccanismi elettrici, questo è un impulso elettrico, arriva alla corteccia cerebrale dopo circa un decimo di secondo. Straordinariamente Hermann von Helmholtz se l'era accorto molti anni prima che ci voleva un decimo di secondo. Arriva alla corteccia, che è il lobo parietale dell'emisfero opposto della mia mano, cioè di qua. Poi questo stimolo viene elaborato, prima di diventare cosciente, qualunque stimolo, non soltanto tattile, ma qualunque, deve fare il giro praticamente di tutto il cervello, acquistando caratteristiche diverse. Ecco, fa tutto questo giro e in questo punto, arrivato qui, qui arriva alle aree della coscienza, che sono le aree della fronte, la parte frontale del cervello. Prima fa il giro da tutte le parti, e ci mette un mezzo secondo, che è un'enormità per una cosa del genere. Di questo mezzo secondo non abbiamo fortunatamente nessuna coscienza. Sarebbe scomodo, no? Io tocco una cosa e me ne accorgo dopo mezzo secondo. Me ne accorgo subito, credo di accorgermene subito, perché quel tempo, che pure è il tempo del funzionamento del cervello, non viene sentito. Il cervello stesso non lo percepisce. È quello che lui chiama il ritardo neuronale. E che punto? Se ne va indietro e non c'è. Questo fu, io ricordo ancora quando uscirono questi lavori, perché sono stati fatti con una disciplina scientifica straordinaria, non è che si mettesse lì con... L'altro studio, che è la conferma di questo, ve lo spiego, o cerco di spiegarvelo in questa maniera. Questo è un cervello e questa è l'area della sensibilità, cioè tutto quello, per esempio, tattile, caldo, freddo, eccetera, che noi sentiamo attraverso i nervi, arriva nell'area della sensibilità, dell'emisfero controlaterale. Va bene? Allora lui cosa faceva? Questi pazienti venivano operati per il Parkinson, fece 100 esperimenti. Per il Parkinson si faceva un piccolo foro di trapano nel cranio e poi si entrava con un ago, insomma, le famose operazioni stereotassiche, soprattutto per la cura del tremore. Il paziente era sveglio, perché queste operazioni si facevano da sveglio anche per quando poi si curava il tremore, per rendersi conto che l'operazione era riuscita, il paziente doveva muovere. Allora, il paziente era sveglio, era consenziente, lui libe, ci tiene molto a scriverlo, che erano tutti informati. Lui stimola elettricamente
la corteccia cerebrale dell'area della mano sinistra, perché questa è la parte destra del cervello, quindi della mano sinistra, dà delle correnti elettriche. Nella mano si sente un crampo soltanto dopo mezzo secondo. Ci risiamo qui col mezzo secondo. Attenzione, in questo disegno che voi vedete, non è che lo stimolo dalla corteccia arrivi alla mano. Non è questo. Lo stimolo dalla corteccia arriva alle aree della coscienza. È così? Tant'è che se lo stimolo è più corto di mezzo secondo, nella mano non si sente niente. Cioè il mezzo secondo è il minimo di cui il cervello ha bisogno per rendersi conto di una stimolazione, anche se è portata direttamente al cervello. E di tutto questo noi non abbiamo, io dico, Dio, se Dio vuole, nessuna idea, nessuna esperienza diretta. Ecco, l'altra cosa che lui fece, in questi pazienti in cui lui stimolava, ci vuole mezzo secondo perché si rendono conto nella mano. Se la mano viene toccata, dopo un quinto di secondo, il toccamento viene sentito immediatamente perché quello spazio di tempo viene compresso e quello di sopra no. Io capisco che sia un viaggio un po' difficile, ma queste furono le due esperienze fondamentali dovute a questo signor Libet che hanno dato l'idea di come sia complicata l'esperienza e la coscienza che noi abbiamo del tempo. È una forma totalmente, o si può dire quasi totalmente illusoria quello che abbiamo. Questa è la curva, anche questa è una curva, l'altra curva famosissima della neurobiologia è questa, che è la curva dell'esperienza ultima che vi ho fatto vedere. Cioè, non so se sia chiaro, si stimola la corteccia cerebrale per avere coscienza di questo stimolo, aspettiamo mezzo secondo, si stimola la mano dalla stessa area, ce ne accorgiamo subito. Questo perché? Perché quello viene compresso e quell'altro no. Questo è. Adesso, visto che questa è, come dire, la base per con cui la base del funzionamento dei meccanismi cerebrali del tempo, andiamo a vedere qualche esempio pratico, cosiddetto. Voi siete in automobile, in mezzo alla strada, arrivate al semaforo, avete una gran fretta, se no perdete il treno, e c'è il rosso. Il tempo soggettivo, fenomenologico, no? Il tempo di quel rosso è molto. Se il tempo oggettivo, GT, del rosso è questo, quello che voi sentite è così. Se invece non avete fretta, in genere il tempo personale è sempre più corto, c'è sempre una compressione, lo vedremo poi dopo. Ma il fatto di allungarlo in questa maniera dipende dallo stato effettivo in cui vi trovate. Se avete fretta, il tempo del rosso è molto più lungo del tempo reale. Cioè, in realtà è quello che è, ma voi lo sentite molto più lungo. Questo non è un ghiribizzo della natura. Qui ci sono dei meccanismi nervosi all'opera che sono diversi nel caso in cui abbiate fretta, nel caso in cui non ce l'abbiate. Il cervello reagisce in modo diverso. Ecco, qui è una sintesi un po' generale di tutta questa storia, vedete, tutti questi lavori che sono stati fatti, ripetuti continuamente. Proprio sulla che cosa significa la compressione del tempo. La compressione di quel tempo che sparisce, in realtà non è che sparisca, perché il cervello di quel tempo ne ha bisogno, è la nostra coscienza che non se ne rende conto. È sparito per la coscienza e quindi anche per la memoria, perché se non passa per la coscienza non entra neanche nella memoria episodica. Allora, questo è, a questo punto viene spigiato un tasto e dopo un certo tempo, che può essere un secondo, due o tre, questo GT, si sente un suono. Questo. Il tempo personale,
questo intervallo è sempre inferiore a quello reale. Il PT, cioè il tempo personale, in queste circostanze, è sempre di poco inferiore a quello reale. Se siamo noi a spingere il tasto, cioè un tasto può essere messo in attività da un computer oppure da un altro e noi lo guardiamo, siamo noi la causa, questo è l'importante, di quello che succede. Il tempo personale è ancora più compresso. Questo che cosa, dal punto di vista del rapporto con la realtà, che cosa significa? Che noi leghiamo la causa al suo effetto in un spazio temporale più stretto. Quindi con l'idea forse di capirla meglio, perché è più stretto. Quindi dipende proprio dal se siamo noi a fare questo. Addirittura qui, questa compressione del tempo può arrivare a dei limiti straordinari. Qui si pisa un tasto e dopo questo spazio di tempo si vede un lampo. Poi questo tempo, GT, viene sempre più accorciato. Cioè il lampo viene sempre prima. Il PT, anche quello spontaneamente, diventa sempre inferiore. Finché si arriva al punto, più o meno come quello segnato lì blu, che si vede il lampo prima di vedere pigiare il tasto. Perché nei meccanismi della coscienza si è creato un meccanismo del genere. Guardate questa bella signorina come ride, simpatica. Qui c'è anche qui un fenomeno straordinario. Adesso voi che mi sentite e mi vedete parlare, vedete le mie labbra che si muovono, le mie parole, e le mie parole sono congruenti col movimento delle labbra, questo è normale, è così? Se non che voi vedete le mie labbra molto prima di sentire le mie parole, perché la visione ha una velocità di gran lunga superiore alle onde sonore. E come mai allora che sono congruenti? Questa è la realtà. Perché questo tempo, il tempo viene compresso in modo che l'esperienza, qualunque tipo di esperienza in questo modo, sia congruente, sia cioè simultanea e sincrona. Nel libro qui che vi ho fatto vedere prima c'è il racconto di un caso medico, ce ne sono anche altri, di un uomo di 52 anni che ha avuto un ictus abbastanza leggero a destra, nel lobo parietale destro, circa qui, e gli è rimasto per sempre, poi si è ripreso dai che gli mancava la sincronia di quello che fra labbra e quello la sincronia fra il movimento delle labbra e le parole che sentiva. Perché lui dice, io quando parlavo con qualcuno lo guardavo sempre nella pancia, altrimenti mi venivano le vertigini o cercavo di parlare, di trattare con la gente al telefono. Così tutto questo meccanismo non c'era. Questo è uno dei meccanismi della compressione del tempo che aiuta enormemente l'esistenza. Perché questo poveretto, come descrive la sua esistenza io mi immagino una volta, adesso voi non l'avete più, io, ma io da bambino, quando andavamo al cinema erano tutti vecchi macchinari, insomma, molte volte non erano sincroni, erano delle storie. E questo è quello che può succedere. Io non so se quanti qui di voi abbiano esperienza o conoscenza del fenomeno della dislessia. La dislessia è un'incapacità che si manifesta nei bambini quando cominciano a leggere, fra quello che si legge e quello che si pronuncia, soprattutto quello. Insomma. I bambini capiscono, non è che sia una fasia di nessun genere. Non si è mai capito, fino a pochi a due anni fa, quale fosse il meccanismo fondamentale di questa discrepanza, di questa difficoltà. È probabilmente che da una qualche parte in questo meccanismo la compressione del tempo non funziona o non funziona come dovrebbe, fra il tempo di vedere, il tempo dei movimenti delle labbra, il tempo dei centri del linguaggio. Tutto questo deve essere coordinato, no? Per leggere quello che si, per pronunciare ad alta voce quello che si legge. E se uno di questi meccanismi sicuramente hanno velocità diverse, perché sono anche spazi diversi,
allora si diventa dislessici. E anche se così fosse, sarebbe anche difficile correggerlo, perché è un difetto congenito. Questo Mach, di cui abbiamo parlato prima, racconta che lui aveva uno studio accanto a un laboratorio dove facevano degli esperimenti con delle esplosioni. Allora lui dice che spesso lui trasaliva dalla paura prima di sentire l'esplosione. Cioè, ecco, questo è lo stesso fenomeno, badate, che vedete qui. Questi sono quelli che corrono i 100 metri, no? Sono tutti in filo. E partono quando si spara un colpo di rivoltella. Loro lo sentono entro circa 120-130 millisecondi, perché quel suono deve arrivare al cervello. Non arriva alla coscienza, ma il cervello ci deve arrivare. Coscienti lo diventano mezzo secondo dopo, lo diventano dopo mezzo secondo, quando loro sono già molti là. Cioè, ci sono queste forme di trasmissione. Voi sapete anche che se uno parte prima, allora bisogna ritornare indietro, rifare, eccetera. E se uno ripete questa storia, poi, allora, tanto per farla breve, in una quindicina d'anni fa a San Francisco hanno fatto un'esperienza con 16 di questi corridori recidivi che partivano sempre prima e quindi erano stati espulsi molto, non so, insomma, puniti in varie maniere. Si sono resi conto che invece di 130 millisecondi il messaggio arrivava dopo 115.000. Noi poveretti non ne avevano assolutamente nessuna colpa. Sono delle variazioni o delle varianti del cervello. Se voi guardate un bel piatto di tagliatelle alla bolognese, che vi piace molto, e poi poco dopo guardate un cibo che vi disgusta, per lo stesso tempo, oggettivo, avete l'impressione di aver guardato le tagliatelle quasi il doppio del tempo più a lungo che il cibo disgustato. Questi sono i fenomeni della compressione del tempo. Ecco, questo è un altro fenomeno. Ne abbiamo parlato anche prima, quando c'erano i neurologi qui, insomma, ancora tutto da chiarire. Se voi venite toccati di nuovo in faccia e in un piede, contemporaneamente, simultaneamente, voi avete l'impressione che i due toccamenti siano avvenuti nello stesso istante. Questo è quello che noi sentiamo. In realtà lo stimolo dalla faccia al cervello non deve neanche passare per il midollo spinale, è praticamente subito a posto. E quello di un piede deve fare tutta la gamba, tutto il midollo spinale, il tronco encefalico, una palla cervella. E poi noi comunque li sentiamo contemporaneamente, simultaneamente. Anche quando poi la persona cresce e la gamba si allunga, la simultaneità rimane. Anche se questa simultaneità è un'illusione trasmessa alla nostra coscienza, ai centri nervosi della coscienza, non è una cosa fuori dal mondo, è dentro il cervello anche lei. Ecco, un'altra conferma del fatto che il tempo è un meccanismo del cervello è che i meccanismi del tempo sono attivi anche durante il sonno. Questo sono un riassunto dell'esperienza che è stata fatta, e se mi consentite io vi racconto. Io ho fatto per 40 anni il chirurgo, più di quando dovevamo alzarci molto presto la mattina. Io alle 5:30 mi alzavo, senza l'idea di svegliarmi con una sveglia. Io mi sono sempre alzato a quell'ora. Io vi invito a fare un'esperienza personale. Se vi svegliate la notte, perché dovete fare la pipì, yoga, prima di accendere la luce e vedere che ora è, cercate di rispondere alla domanda: che ora sarà? Vedrete che la maggioranza di voi si sbaglia di poco, a meno che non ci siano dei sonniferi, delle cose di mezzo. Ma nel sonno normale, durante il sonno normale, il senso, i meccanismi del senso del tempo continuano a lavorare. Continuano a lavorare ovviamente senza trasmettere nessun messaggio alla coscienza, fino ad arrivare al punto. Naturalmente qui ci sono dei meccanismi tutti, naturalmente si tratta di psicologia, quel che volete, ma la psicologia è biologia e nient'altro, insomma. Chi ha degli impegni, ecco, per esempio come un chirurgo, alle 6:15 avevamo in rapporto, eccetera, io dovevo essere lì,
E quello era un meccanismo che mi faceva svegliare alle 5 e mezzo. Ma questo vuol dire che dentro il cervello quel meccanismo è attivo, non nella fantasia o da qualche altra parte. Il 23% dell'umanità non usa la sveglia. E d'altra parte, pensate, anche prima che ci fossero le sveglie, la gente si alzava e andava a lavorare più o meno. Oppure questo era la realtà di un tempo. Allora, qui è un riassunto di quello che si sta cercando di localizzare, questi meccanismi. Dove diavolo sono? All'interno del cervello. Voi vedete qua tutti l'elenco delle aree cerebrali. Praticamente c'è quasi tutto il cervello. E questa è un po'... è ancora tutto molto incerto e molto poco sicuro, ma l'orientamento generale è che il senso del tempo venga... quello che gli inglesi chiamano timing... il senso del tempo venga elaborato più o meno da tutta la corteccia cerebrale, più da molti organi, anche subcorticali, come ecco per esempio una scoperta enorme fatta pochi anni fa è quella dell'importanza nel senso del tempo del cervelletto, cioè qua dietro, questo qui. Fino allora si pensava il cervelletto è l'organo dell'armonia dei movimenti. I movimenti, sempre appena ci si muove, il cervelletto è attivo per dare armonia ai movimenti. Uno che abbia un infarto nel cervelletto, cioè, si muove, come si dice, con un'atassia, cioè senza armonia. E adesso invece si è scoperto che è molto importante il cervelletto per la valutazione della lunghezza, per la durata di un certo tempo. E quindi sostanzialmente per la puntualità. Sarebbe una questione legata molto all'attività del cervelletto. Ma, ripeto, voi capite anche la difficoltà di studiare queste cose. Questo è un po' un riassunto di carattere generale, questo lo possiamo saltare. Una conferma che il cervello è l'organo del tempo viene anche dall'esperienza dei medici che si occupano di cervello, come sono stato io per tanti anni, perché ci sono molte malattie, ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio, una di queste è il Parkinson, ad esempio, dove il senso del tempo è alterato in tanti modi, moltissimi modi. E questa è stata la cosa di cui mi sono occupato io negli ultimi anni. Io non ho più pazienti perché sono in pensione, ma ho dei colleghi gentili che quando hanno di questi pazienti mi chiamano, ed è anche molto interessante perché io prima di andare da questi pazienti, molto spesso hanno dei tumori, malattie gravi, io li avviso, badate che io vengo lì, facciamo delle chiacchiere, ma io non vi posso dare nessun aiuto, perché cosa dico? Ed è interessante quanto molti di questi pazienti, nonostante questo, siano contenti di aver trovato qualcuno che capisce la loro situazione, perché se ne è occupato da tempo, insomma, questo per me è stata anche un'esperienza particolarmente toccante. Ecco qui, i disturbi sono del senso della durata. È passato da quanto tempo lei è qui davanti a me, si chiede un paziente. Possono essere in realtà 5 minuti, per lui sono 20. Questo può succedere spesso nel Parkinson. Oppure il contrario. L'accelerazione del tempo, del senso del tempo, vi farò poi vedere anche un caso, quello che si chiama con un termine tedesco preso in tutto il mondo Zeitraffer fenomeno. Il Zeitraffer erano quando i film si dovevano girare molto in fretta, quello è la parola, un'indifferenza al tempo. Io ho avuto un giovane paziente che ha avuto un'emorragia cerebrale, per lui il tempo non significava assolutamente niente, non sapeva neanche più esattamente che cosa fosse. Disorientamento temporale e perdita del presente. C'è una forma di ictus in cui il paziente perde acutamente il senso del tempo, completamente. Lo riacquista però in genere nel giro di pochi minuti o di poche ore. Questo è il senso di questo. Ecco, questo signore qui, che era un uomo di 50 anni, il primo sintomo di questo tumore, vedete, questo è il cervello, questa è la fronte, questa è una condanna a morte perché sono tumori inesorabili. Questo tumore si manifestò in questo mio paziente del tempo
col senso che tutto quello che aveva sotto gli occhi aveva acquistato una velocità tremenda. Per esempio il suo bambino, che era ancora piccolo, 4, 5 anni o 6, che andava, correva, non lo risopportava più, perché il fatto che questo bambino, che più o meno correva come tutti gli altri, aveva acquistato una velocità per lui insopportabile. Quando andava in automobile aveva l'impressione di andare al triplo di quello che segnava il tachimetro. E questi sintomi, solo così, durarono circa 15 giorni, solo quelli, poi venne un attacco epilettico, e allora corsi in ospedale e si fece la diagnosi con questo attacco, e il paziente poi morì poco dopo l'operazione. Un Zeitraffer Phänomen, cioè un'accelerazione del tempo, che è un'esperienza che facciamo tutti quando diventiamo vecchi. La parola vecchio non è offensivo, credo, per nessuno. È che il tempo si accelera. Il tempo, con l'età, quando si è avanti nell'età, il tempo vola. Mia madre, che è morta vecchia, diceva: mi sembra sempre sabato e San Silvestro. Perché il tempo. E Petrarca, questo credo che sia un'esperienza comune nelle persone anziane, comincia ad accelerare. E Petrarca ha scritto, credo, la cosa più bella su questo fenomeno, nel Trionfo del Tempo. Poco prima di morire, pochi mesi prima di morire, dice: ma mi sembra che tutta la mia vita sia durata un giorno. Al mattino ero un bambino e adesso sono alla fine. Eccolo qua, pensando al breve viver mio, naturalmente gli sembra corta, nel quale stamani ero un fanciullo ed ora sono vecchio. Che più di un giorno è la vita mortale che sentiamo noi, e naturalmente anche questo è un senso del tempo. Anche questo è difficile da spiegare, perché l'età trasforma il senso dello scorrere del tempo in questo modo. Dov'è la ragione? Ma ci deve essere una ragione sicuramente nei centri del tempo, sono quelli che col tempo, col passare del tempo, con l'età, funzionano in un'altra maniera, per cui il tempo viene costantemente accelerato. Ecco, questo è un altro caso dove non c'è questa accelerazione del tempo. Questo è un paziente che si sveglia a mezzanotte convinto che fosse la mattina. La moglie riesce a calmarlo, lui corre subito a vestirsi per andare a lavorare, pensa che sia, riesce a tenerlo in casa. Alla mattina, quando si sveglia normalmente, pensa che sia già sera e non capisce più che cosa significa un'ora, eccetera. E non si rende neanche conto di questo. E la causa era questo, lo vedete qui, enorme tumore, anche quello nel lobo frontale, come primo sintomo. La moglie, io ho parlato a lungo anche con la moglie, prima non si era accorto di niente, nessuno, non aveva che sofferto di mal di testa, insomma, delle cose che in genere si presentano, perché non era ancora molto molto grande. Cominciate in questa maniera. Questo è un altro caso, questo molto raro, ha avuto un'infiammazione della base del cervello, tutte e due le parti. E questo, parlare con quest'uomo è stata veramente un'esperienza molto strana, perché questa persona non aveva letteralmente più il senso del... Voi pensate di come si possa comunicare con una persona del genere? Il senso del tempo ce l'aveva più, assolutamente. Però leggevi il giornale, era al corrente della politica, era al corrente di quello che succedeva, ma in un mondo senza tempo, o quasi senza tempo. Non era proprio completamente via, ma quasi senza tempo. La cosa adesso curiosa, adesso finiamo col genere umano, veniamo a essere i più simpatici, è che il senso del tempo non è soltanto una prerogativa del cervello umano. Questo è anche una dimostrazione del fatto che sia un evento naturale. Non esiste praticamente animale con un sistema nervoso, anche piccolo come quello delle formiche, che non abbia in qualche modo il senso del tempo. Naturalmente non è un senso del tempo numerico, non è che dice adesso sono passati, ha il senso dei 10 minuti o dei 30 come numero. Quello l'abbiamo solo noi, perché da 7-8, no, da 10.000 anni abbiamo i numeri, prima non c'erano neanche per l'uomo, non ce l'hanno. Ma tutti gli animali, senza senso del tempo, non potrebbero vivere. E alcuni di questi, naturalmente
non è per tutti uguali, hanno un senso del tempo di una straordinaria precisione. È quello che si chiama numerosità, non è il numero. Loro non possono dire 10 o 20 minuti. Ma per esempio questo, adesso io non so se voi è venuto anche nella stampa, io ho scritto anche in un giornale popolare qui del Canton Ticino, che si è scoperto negli ultimi anni che gli uccelli, soprattutto gli uccelli canterini, sono gli animali più intelligenti che esistano. Perché? Perché in un cervellino piccolissimo hanno una concentrazione straordinaria di neuroni. Se avessero il cervello come il nostro, con la stessa concentrazione, sarebbero di gran lunga i padroni del mondo. Per fortuna che il loro cervello è così piccolo. Ma hanno un'intelligenza e hanno delle prestazioni straordinarie. Ecco, una di queste è di questo colibrì dalla coda rossa. Questo, quando è in giro, ogni 20 minuti va in un fiore a succhiare il nettare. Ma ci ritorna solo dopo 20 minuti. Prima mai, perché sa che non c'è niente. Penso, io mi oriento in questo modo. Quindi ha sicuramente il senso del tempo e il senso dello spazio, perché va lì, poi va da un altro, poi va da là, e sempre dopo 20 minuti. Allora hanno preso di questi animali e li hanno portati in laboratorio, insegnando loro che dei fiori, questi qui artificiali, hanno il nettare già dopo 10 minuti. Ci ha voluto un po' di tempo, poi hanno imparato, quindi vanno prima da quello lì e poi vanno da quello da 20 e poi vanno dall'altro. Questo vuol dire, ma senza sgarrare di un minuto, eh? E questa è la cosa straordinaria. Il minuto glielo diciamo noi, ma loro quel tempo ce l'hanno nel cervello e va benissimo così. Quindi voi dovete pensare a chi crede nell'evoluzione, che il nostro senso del tempo è il frutto di un'evoluzione che è cominciata in cervelli piccolissimi in età estremamente remote. Anche questo fu un, questo è divertente, questo è un topo, perché questi esperimenti si fanno in genere adesso con gli uccelli, ma prima si facevano con i topi e con i pulcini. Tanto perché soprattutto i pulcini sono animali anche molto carini, ma perché sono animali che appena nati sono già capaci di tutto. Mentre noi abbiamo bisogno di 10-12 anni, loro hanno bisogno di 10-12 minuti e poi sono maturi. Allora, il topo ha davanti un pezzo di formaggio. Gli hanno messo di fronte due piste, una molto lunga e una corta. Non è questo l'esperimento. E il topo, dopo i primi due, ha sempre preso la più corta e non si è mai sbagliato. Poi, nella pista lunga, si è messo una barriera che lo ferma per un minuto e in un'altra pista che lo ferma per sei. Dopo due o tre esperimenti, senza colpo ferire, prende la pista da un minuto. Questo vuol dire che ha il senso del tempo come quello del rosso al semaforo, in un certo senso. E questi sono animali che hanno un cervellino che appena si vede. Ecco, anche questo l'hanno comunicato i francesi poco fa, anche un articolo divertente. C'erano dei topi di laboratorio ai quali veniva dato da mangiare tutti i giorni alle 5 del pomeriggio, sempre allo stesso posto. Veniva portato. Dopo un po', pochi minuti prima delle 5, tutti i topi lasciavano quello che stavano facendo e correvano, perché lì arrivava da mangiare. Quindi vuol dire che hanno il senso della durata, delle 24 ore che sono passate, il senso dello spazio e il senso del tempo. Spazio da dove andare a prenderlo, non è che se lo siano dimenticati. Ad esempio, gli scoiattoli di Davos, che sono una specie, non ricordo il nome, sono degli animali che nascondono il cibo in 4 posti diversi. E poi lo vanno a riprendere dopo un certo tempo, partendo sempre dal primo, perché altrimenti se partono dall'ultimo, il cibo del primo va poi a male. Quindi hanno esattamente il senso del momento in cui andare a prenderlo da quel posto o da quell'altro, con un cervellino, anche quello, molto piccolo. E allora, arrivati a questo punto, si potrebbe continuare fino a domattina con altri esempi e con altre chiacchiere di questo genere.
come si può dire quello che dicono i fisici, il tempo non c'è? Io lo chiedo, c'è un fisico qui, non lo so. Io queste cose le ho anche scritte nel Sole 24 Ore, allora ogni qualche tempo qualche fisico mi ha scritto, uno anche stamattina l'ho trovato, con delle spiegazioni. Che lì, io esattamente perché per i fisici il tempo non esiste, io non lo so, né riesco a capirlo, sono cose di una difficoltà estrema, ma la loro spiegazione è che facendo delle equazioni, la T non c'è più. Vabbè, ma insomma dico... Non c'è più lì, ma quello che abbiamo dentro di noi, santa pazienza, ma che cos'è se non è il tempo? Ecco, io ripeto di nuovo, questa contraddizione nel campo della cultura contemporanea, fra due dei campi più importanti della cultura moderna, francamente mi lascia abbastanza sconcertato. Ci sono però delle eccezioni. Una di queste è questo Lee Smolin, che è un grande fisico, uno dei maestri della fisica quantistica, che ha scritto questo libro, Il tempo rinato, che è, qui in italiano l'hanno tradotto La rinascita del tempo, che è uscito nel 12, che è un libro affascinante per me. Quando lui dice, questi fisici sono della gente, i suoi colleghi, dice, ma è mai possibile che continuino in una ostinazione di questo genere? E lui fa un'osservazione da fisico di livello mondiale, dicendo la fisica già dall'epoca di Galileo ha sempre preso delle piccole fette di universo chiuse dentro una scatola per poterle studiare meglio, no? Perché se l'ambito è piccolo la penetranza è maggiore. Questo sicuramente ha dei vantaggi enormi, ma lo svantaggio è che si perde, questo lo dice Smolin. E ha scritto questo libro, in Italia non l'ha preso in considerazione nessuno, e in Inghilterra, in tutti i paesi di lingua inglese, ma tutti hanno risposto, abbiamo scritto, abbiamo fatto tutto, i signori fisici dicono, quello Smolin lì è inutile prenderlo in considerazione. È veramente un fatto strano questo, non è una cosa banale, insomma. Che cos'è il tempo? Il tempo è reale. Dal punto di vista della neurobiologia io non saprei se non definirlo come reale. È reale perché è una delle strutture create dal cervello, che il cervello fa parte dell'universo. E quindi se crea una cosa del genere è reale. È reale, ecco, lo si può paragonare al linguaggio. Il linguaggio che cos'è? Lo si avverte quando si parla, no? Ma non è che sia qualcosa che si possa afferrare o... Ed è anche il linguaggio un meccanismo straordinariamente complicato che coinvolge moltissime aree del cervello, anche se uno parla molto e molto in fretta. È una categoria della natura col sistema nervoso, come avevo detto, non è soltanto una prerogativa umana. È una prerogativa di tutti gli esseri viventi con sistema nervoso, perché è prodotto da un meccanismo nervoso. Sono stati fatti anche degli esperimenti straordinari con le formiche, con le termiti. Le termiti sono delle formiche, insomma, un po' più grandi delle altre, che riescono a fare delle specie di cattedrali usando delle foglie che sono tre volte più grandi di loro. E poi depongono dentro questi formicai, depongono la roba da mangiare, lì ci sono poi delle formiche che hanno questo compito, e quella roba da mangiare va consumata entro un certo tempo. E queste formiche hanno nel loro cervellino minuscolo di poche migliaia di neuroni il senso di questa numerosità. Ed è una delle dimensioni fondamentali della vita, senza il quale la vita sarebbe... Io ho avuto l'esperienza di alcuni pazienti che avevano perso del tutto quasi il senso. E la cosa strana poi è che questa gente, pur rendendosi conto del deficit che hanno, non lo sanno descrivere. Cioè, descrivere una vita senza tempo per noi è assolutamente impossibile, ma lo è anche per coloro che quell'esperienza hanno fatto e si sono ripresi e la potrebbero descrivere. La stessa cosa, ricordo di neurologo, succede con l'afasia, quando uno viene colpito dall'impossibilità di parlare,
in genere sono ictus, ecco, se poi si riprende completamente, questo succede spesso, non sa poi dire che cos'era, non sa poi descrivere quell'esperienza. Cioè non esiste un linguaggio per descriverne la mancanza, così si può dire, così come ne esiste un linguaggio comprensibile che descriva la mancanza di senso del tempo. Nel libro, questo è stato un grande soggetto che in una riga ha riassunto tutto quello che io avevo detto in più di un'ora oramai, che il tempo è un fiume. Questo è un... il tempo scorre sempre in una direzione, quindi questo va bene. È un fiume che mi trascina, cioè lui si sente gettato in questo fiume, trascinato in questo fiume. Ma il fiume sono io, cioè siccome il senso del tempo è dentro di me, la mia coscienza è inserita in questo fiume che poi è esso stesso parte della mia vita e del mio cervello. Cioè è tutto uno, con due aspetti completamente diversi, da una parte la coscienza e dall'altra il senso del tempo. Grazie per l'attenzione.